Commissione bilancio abbiamo avuto modo di confrontarci e che ancora non trova una perfetta condivisione. Una prima questione che abbiamo posto all'assessore è: basta con i bancomat del Fondo delle Autonomie Locali in relazione a quella che è la necessità ogni anno di poter bilanciare alcune maggiori spese da parte della Regione e quindi ridurre in termini complessivi il trasferimento ai comuni. Io ho posto una questione, ne abbiamo parlato ampiamente, la prima riguardante la garanzia della triennalità dei trasferimenti. E questo credo che ci siamo su questo punto. Che cosa significa? Significa che i sindaci virtuosi, o meglio, noi dobbiamo mettere dei parametri affinché tutti i sindaci diventino virtuosi. Virtuoso sotto questo profilo che significa? Che entro dicembre approva il proprio bilancio, come richiede la legge. E il sindaco in genere qui in Sicilia perché non approva il bilancio entro dicembre? È molto semplice, perché da un lato si trova lo Stato che comunque, anche se all'ultimo secondo, comunque entro dicembre di ogni anno ha la sua legge di stabilità. La Regione siciliana l'ha sempre approvata a aprile, anche maggio, siamo arrivati anche a maggio. E tanti comuni che soprattutto sono vincolati anche ad avere quelle 1.000 euro in più o in meno, che spesso vengono criticati, sono costretti ad attendere che il governo definisca un progetto di bilancio che possa poi essere condiviso da questo Parlamento. E noi facciamo danno al territorio, perché non solo blocchiamo quelle che sono il flusso di cassa della Regione siciliana, non solo continuiamo ad appesantire il capacità di spesa della Regione siciliana, ma facciamo il medesimo danno ai comuni. E potrei citare, guardi, le cito un caso tanto per come esempio. Veda, il comune di Messina, assessore, e la invito a prendersi un appunto, sta rischiando di perdere 30 milioni di euro finanziamento del PNRR, per il quale io ho faticato per fare un impianto di compostaggio. Lo sa perché? Perché da mesi che c'è un palleggiamento tra il Dipartimento dell'Urbanistica e il Dipartimento dell'Ambiente, perché quella che è comunque una valutazione che devono dare, uno pensa che sia di natura urbanistica e l'altro ambientale, e ancora non si sblocca. E in tutto questo lo sa cosa c'è? C'è una norma che prevede che va in deroga alla, quindi in deroga allo strumento urbanistico per legge, e qualche dirigente pretende che il Consiglio Comunale di Messina approvi in deroga il progetto e quindi faccia la procedura ordinaria. Vede, di tutte queste cose ancora non ne avete parlato, perché è inutile che poi questo governo consenta a tutti voi e a lei di mettersi la medaglia al petto del record, quando poi non c'è la conseguenzialità. Ecco la sfida al rialzo. E allora sì che noi poi, guardi, glielo dico con molta onestà, perché oggi in questa fase io mi limiterò solo a questioni di carattere generale. Ma guardi che il primo sarò io a fare nome e cognome dei suoi dirigenti e dei suoi funzionari affinché lei li prenda a calci in culo, perché non è pensabile che il territorio e le imprese muoia per questa visione da irresponsabili, cioè da personaggi che nonostante le norme non si vogliono prendere la responsabilità del proprio ruolo. Cambino mestiere, assessore, e su questo dovete fare un'azione mirata. Venga premiato chi si prenda le responsabilità. E allora qui, veda, è un tema delicato, perché lei potrà fare tutte le manovre di questo mondo, questo Parlamento potrà accettare la sfida al rialzo quanto volete, ma se non siete in condizioni di sistemare la macchina amministrativa, veda, una delle prime cose che ho fatto anch'io nel mio piccolo è stato questo: avevo 23 dirigenti generali al Comune di Messina, 23 centri di costo, 23 centri di complicazione, li ho ridotti a 9, li ho mandati a casa. La differenza. Ecco perché sono diventato per 3 anni di seguito la città prima in Italia in capacità di spesa sul PON metro. Ecco perché oggi mi posso vantare nei vari dibattiti di dire: noi non accettiamo di essere catalogati in modo proprio antropologico, come dice qualcuno, come una categoria di amministratori e di politici scarsa. Non è così, però bisogna osare. E veda che l'apertura di credito che ha avuto, stia attento, perché potrebbe essere un boomerang, assessore. Glielo dico con molto